Anche nel 2021 Avellino è malata di smog. La città infatti ha raggiunto in 7 mesi, il dato si riferisce all'ultimo raffronto del 31 luglio della centralina di Via Piave, il tetto massimo di 35 sforamenti di polveri sottili consentiti dalla legge in un anno solare. Per l'attivista ambientalista Pietro Mitrione manca completamente una programmazione sulla mobilità alternativa. Eppure ora, con il Recovery Plan, i fondi ci sono per ripensare a una visione complessiva della città. Non basta più l'indignazione, è una città quasi rassegnata, tutto quello che sta accadendo è come se fosse strano, è una cosa strana alla città, eppure stiamo parlando della vivibilità quotidiana. E non ultimo l'episodio dell'ulteriore sospensione dei lavori all'autostazione. Siamo in un posto qua dove si concentrano un po' tutte le incompiute di Avellino. Il tunnel qua sotto, la metro leggera, l'autostazione, insomma diciamo che è una città quasi allo sbando. Io porterei un esempio per tutti: 150-200 metri di quella cosiddetta pista ciclabile, è l'emblema, ecco, di una indolenza, di un'incapacità. Eppure si parte da grandi idee, hanno avuto anche dei finanziamenti per quanto riguarda la rimodulazione e la rivitalizzazione della zona est della città, che è quella sulla quale investire come progetti, come idea, come visione.